un semplice check con la stampa stamattina qui. Il fatto che siate così numerosi, venuti a portare il vostro entusiasmo, è un altro tassello nel racconto di una campagna elettorale che può cambiare la storia di questa regione. Non dovete assolutamente dare per scontato il risultato del 20 e del 21 settembre. Si può vincere, si può dire basta con il sistema di potere di una sinistra così abituata che avrebbe vinto in qualunque caso da aver smesso di governare questo territorio già da decenni per dedicarsi solo ad arricchire il suo sistema di potere, mortificando milioni di cittadini di mortificando centinaia di migliaia di persone, migliaia di aziende, tanti toscani che chiedevano solo merito, libertà e giustizia. Ed è quello che porteremo in questa regione: merito, cioè la possibilità di lavorare indipendentemente dalla tessera di partito. Devono andare avanti i migliori. La burocrazia serve al servizio della gente, non è la gente che sta al servizio della burocrazia. I luminari costretti a scappare dagli ospedali perché non avevano la tessera giusta, li riporteremo in questa regione e li riporteremo negli ospedali. Perché a noi non interessa che tessera hai, se sei una persona capace che può fare bene per i suoi cittadini. Libertà di intraprendere e di lavorare. Abbiamo parlato anche stamattina con tanti imprenditori massacrati da questa idea vecchia della sinistra e di Rossi, per cui se sei un imprenditore sei un nemico da colpire perché l'imprenditore è nemico degli operai. Quella storia è finita, cari compagni. Oggi gli imprenditori sono esposti alla crisi economica esattamente come i loro lavoratori, e se quelle imprese chiudono anche quei lavoratori non avranno più un posto di lavoro. Svegliatevi, serve un sistema che aiuti l'impresa, che sostenga la ricchezza di questo territorio, che sostenga i prodotti d'eccellenza di questo territorio, ed è esattamente quello che noi faremo. Aiuteremo questi italiani e aiuteremo queste persone. Vogliamo un'amministrazione nella quale finalmente ci sia chiarezza, trasparenza, onestà e nella quale chi sbaglia paga. Perché vorrei chiedere chi si assume la responsabilità di aver fatto pagare ai cittadini toscani 7 milioni di euro di respiratori che non sono mai arrivati. Però sui giornali sentite parlare della Lombardia, della vicenda di Rossi, non parla nessuno. Vogliamo difendere le nostre aziende, perché voglio sapere anche chi si assume la responsabilità di aver tentato, anzi, di provare ancora oggi a dare il trasporto toscano in mano ad un'azienda francese, come se noi italiani non fossimo capaci a organizzare il trasporto dei nostri cittadini con aziende italiane, tra l'altro con metodi opachi che sono oggetto anche di indagini. Ecco, noi vogliamo parlare di questo, di giustizia. Giustizia nell'assegnazione delle case popolari, perché per noi chi delinque, chi non rispetta le regole, chi non manda i figli a scuola, bene, il punteggio delle case popolari non sale, scende. Nei punteggi delle case popolari della sinistra, quando non mandi i tuoi figli a scuola, stai al primo posto. Da noi stai all'ultimo, perché da noi le regole si rispettano. E non vogliamo corsie preferenziali che privilegino alcuni a discapito di altri. Anche lì vale il merito. Il merito e il rispetto delle regole, perché per noi funziona così. È una questione di rispetto della nostra comunità. E invece purtroppo la sinistra su questo la conoscete, con la sua furia immigrazionista, e chiudo, per loro immigrato clandestino batte tutto, anche sul Covid, anche sul Covid, perché rincorrevano coi droni gli italiani sulle spiagge. Ma adesso dove sono finiti quei droni quando ci dicono che ogni giorno ci sono 10 immigrati clandestini contagiati dal Covid che scappano dai centri d'accoglienza? Non se ne può più, non se ne può più con questa furia immigrazionista, che guardate non è solo contro gli italiani, è anche contro gli immigrati regolari, anche questo ci dobbiamo dire. Perché quando hanno fatto la sanatoria per gli immigrati clandestini dicendo che serviva per l'agricoltura,
in realtà hanno fatto finta di non ricordare che il grosso della raccolta agricola in Italia viene fatta da immigrati regolari, da persone che rispettano